Mauro, che è successo? Ah, la vedevo fermo, mi sono preoccupata. Come va? È dispiaciuto che siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione? Ho sollevato? Sì, ma come si è conciata lì? Mi sembra la pantera rosa. E beh, non le va bene. Guardi che stasera che... mi sono messa un colore un po'... Ah, io pensavo che lei mi faceva un complimento, invece si è messo a dire come si è conciata vestita la pantera rosa. Oh. Ma le pare possibile? Basta. Sono colori da ragazzine. Ricci la metterà su moda caustica, mi sa. Allora, io l'avevo detto, non sono più adatta a mettermi un colore come questo, però la mia costumista e l'altra signora che mi aiuta a vestirmi ha detto no, te lo puoi mettere, ti sta bene. Lei subito, appena arrivato, ha dovuto demolire l'operato delle altre. Dico, ma adesso se io fossi un po' insicura, quelle... che dovrei fare dopo che lei mi ha detto una cosa di questo genere? Se ascolti Bianchina, se quelle lì sono le sue costumiste, è meglio che venga giù io a scegliere i capi di abbigliamento. Sì, certo, così mi concerai come lei, andremo molto bene, diciamo. Le metterei poca roba, questo sì, sicuro. Vabbè, insomma, quindi non le piace questo vestito, mi pare di capire. Ma no, era una provocazione. No, mi sembra quel rosa lì, da pantera rosa, non lo so io, non mi sembra più neanche anzi, lei. Comunque... forse appare così in televisione, ma in realtà è un rosa pallido. Ah, ecco, bella questa. Celestino rosa pallido. No, Celestino no, perché di celeste non c'è niente. Ma comunque lei, se fosse venuto a Roma, che aveva promesso durante quest'anno che sarebbe a un certo punto calato nella capitale, ma non si è verificato, avrebbe potuto vedere di persona che non si tratta di quel rosa, la pantera rosa. Vabbè, comunque. Allora, andiamo avanti, cominciamo. Avremo tempo di vedere. Chi ha detto, a tempo o non a tempo? Non ho capito. A tempo o non a tempo? No, avremo tempo di vedere. Ah, avremo tempo, speriamo. C'era un film qualche tempo fa, sotto il vestito rosa di Banchina, niente. Ma che, se l'ha inventato lei questo film? Mai sentito io. Non ho mai sentito un film. No, il film era sotto il vestito. L'ha inventato così, No. L'è venuto in questo momento titolo, eh? Oh. Ho fatto delle aggiunte, il film era sotto il vestito, niente. Lei ci ha aggiunto rosa e di Bianchina. C'era il film. Allora, è vero che le scuole... Cominciamo con la parte seria, per modo di dire, naturalmente. Però promette che l'anno prossimo, prima puntata, viene a Roma, chi ci crede tanto? Io la vedo bene oggi, si è un po' spumpato i capelli, che ha fatto? C'è qualche cambiamento? Sempre questo buchetto qua che per carità non ce lo possiamo proprio risparmiare, il buco qua nella maglietta. Il buchetto serve per innestare il microfono. Sì, ma secondo lei, allora tutti i vestiti che uno si mette ci dovremmo fare un buco per mettere il microfono, scusi. Io sicuro. Ci deve fare il buco anche per mettere il microfono. Vabbè, ma io non... Io ho visto cose accessibili anche a fare un buco, ma certo che se lei mette quei vestiti lì griffati da 1700 euro non allora, può bucare. Questo non è griffato e le assicuro che costa 180 euro, quindi non 1700 euro. Quindi guardi, l'ho subito stoppata diciamo, nel suo tentativo di far sembrare lei il povero e invece la straricca che chissà che cosa indossa. E non è minimamente vuol far la proletaria con la griff. No, io non voglio fare affatto la proletaria. Proletaria, so di essere una borghese, però io non mi può dire che il vestito costa così perché non è vero. Perché ci sono bellissimi vestiti griffati che non costano affatto migliaia e migliaia di euro. Va bene. Siamo a posto? Possiamo cominciare adesso? Siamo pronti a cominciare la trasmissione? Senta un pochino, Bianchina. Mi dica. Mi hanno detto che le grandi marche, le griff, firmano gli abiti all'interno, quindi io dovrei venire lì, sollevarli quel bel vestitino
e guardare se veramente lei griffa. venga, intanto arrivi a Roma, poi vediamo se possiamo sollevare il... perché secondo me lei tanto non ci viene a Roma, quindi, no? Ma non è detto. Allora, e speriamo, va, magari potrebbe venire in dolce compagnia qui a Roma, ha capito a chi mi riferisco? No, è come, No, è come andare alla beer fest con la birra nello zaino. Io le dico solo perché ascolti qui. No, aspetti, le volevo dire una premessa, perché siccome è molto simpatica, ci piacerebbe molto averla qui in studio con noi, seduta magari tra il pubblico, mentre lei sta qui a essere intervistato da me, ma non adesso, il prossimo anno. Questi sono colpi all'arma bianca, colpi bassi. Beh, comunque a noi ci farebbe molto piacere. Quindi, comunque senta Bianchina, è come andare alla Beer Fest portandosi la birra nello zaino. Se vengo a Roma vengo per lei, quindi non mi porto la birra appresso. Vabbè, bel paragone, mi sembra proprio un paragone meraviglioso, però insomma. Vabbè, lei viene a Roma due volte, una volta per me per la trasmissione e un'altra volta così magari ci conosciamo meglio, abbiamo capito. Chiudiamo questo capitolo, ma non io e lei ci conosciamo meglio. Sì. Ha capito con chi? Che poi adesso, stasera, quando finiamo la trasmissione, la saluto e gli do un grande abbraccio. Allora, però volevo subito farle una domanda su una questione che sicuramente lei avrà notato. Perché le scuole sono finite, ma ha sentito di quell'episodio per cui adesso è intervenuto anche il ministro dell'istruzione Valditara, cioè mi riferisco allo studente di un istituto superiore di Rovigo che pur avendo sparato con una pistola d'aria compressa alla sua professoressa, alla fine ha preso 9 in condotta nella pagella finale. Ora, non le sembra davvero un po' esagerato quel voto per uno che comunque ha sparato con una pistola a pallini contro la sua professoressa? Beh, peraltro gli altri li hanno bocciati, questo qui, 9 in condotta è già una sufficienza per essere promosso. Un gesto così andava bocciato, ma non il gesto, quello andava proprio condannato, bocciato lo studente. Ci sono sempre due pesi e due misure, gli altri li hanno bocciati, questo lo promuovono col 9 in condotta. Non va bene così, e vorrei capire. Sì, ma vorrei capire chi ha fatto questa scelta, perché un gesto così va condannato assolutamente e quindi bocciato lo studente e bocciati i genitori anche, che gli danno ancora ragione. E invece i genitori hanno detto che siccome lo studente era molto bravo, aveva dei voti eccezionali, aveva capito la gravità di questo gesto, non si poteva fargli perdere l'anno. Ma magari andava promosso, magari col 6, col 7, non col 9. Andava... Allora io faccio un danno, a rischio anche di far e poi siccome sono pentito, siccome ho capito la gravità del mio gesto, non datemi né galera né punizioni né niente. Ecco, siccome ho capito che guidavo ubriaco, lasciatemi la patente perché ho capito la gravità del mio gesto. Sono due pesi e due misure che non vanno bene. Senta, ho tutti di Dio, dicono qui, ho tutti del diavolo. Senta Mauro, ma ho letto un po' così frettolosamente prima di entrare in studio, quindi non vorrei sbagliarmi, ma che secondo le nuove norme varate che riguardano il codice della strada, correggetemi dico qualche stupidaggine, volute soprattutto da Matteo Salvini, se ti fermano mentre sei alla guida di un'automobile e hai bevuto o hai fumato una canna, credo che ti venga sequestrata, senza possibilità di poterla riavere, la patente, definitivamente. Ditemi se non è vero, perché... No, allora, la legge che sta per cercare di promuovere Salvini... sospesa per un lungo periodo. Sì, poi se si fa un incidente grave che si crea danno al prossimo, allora viene sospesa a vita, però io vorrei... dire Salvini, Matteo, ci conosciamo bene, stai attento anche tu a questa legge che vuoi promulgare.
stai all'occhio, perché anche che lui, non sei tu il diciamo, primo magari, a fartela ritirare. Però si può bere un ma bicchiere non è che in più, beva l'importante acqua. È non mettersi alla guida Sì, di un'automobile. No. Ho capito, ma insomma può succedere. Io non ho più problemi perché ho anticipato Salvini di un paio d'anni, me l'hanno già ritirata a vita, anzi a morte, perché non me la danno più finché sono morto. E come non gliela danno più? Non stava facendo quella astinenza alcolica proprio per riavere la patente? No, non mi interessa più. Ormai lei mi ha reso così VIP che posso permettermi gli amici che mi portano in giro volentieri. Bene, quindi non deve più fare quegli esami di controllo del sangue per vedere se c'ha il tasso alcolico? No, non faccio più niente. Non faccio più né esami né niente. Sto benissimo, sono in piena forma. L'unico problema è che non riuscirei ad andare in camporella con lei se non posso guidare l'auto. Però guiderà lei. Intanto io non ci vengo in camporella con lei, quindi il problema è risolto. Vabbè. Ma secondo te secondo lei io vengo in camporella con lei? Ma non cominciamo piacerebbe. A degenerare qua, che abbiamo un'età tutte e due. Cioè, se ce l'ho per il vestito rosa, ce l'avrò pure per il resto, no? Ma non degenerare, per tenere un po' di allegria alla certo, gente, certo. Perché già non ha tanti problemi con quell'abitino lì da Pantera Rosa. Ma adesso quante volte me lo ripeterà stasera, visto che poi deve entrare anche dopo in coda alla trasmissione per fare i saluti finali, che c'ho l'abitino da Pantera Rosa. Domani striscia Vabbè, questa non cosa. Lo dirò no, più. Ma non c'è striscia in questo periodo, non c'è. No, sono striscia oggi notizia. Le comiche che io e lei siamo la stessa cosa. Però dico non c'è, quindi su quel fronte non. No. Va bene, allora Mauro, andiamo avanti. No, no. Tornando a parlare dell'estate che ci aspetta, lei è preoccupato, pensa che ci sarà molto caldo? Che ci saranno quelle piogge torrenziali che ci hanno accompagnato nei giorni scorsi, oppure sarà come tutte le altre, insomma, senza questa grande differenza. Ma io non lo so, forse nemmeno Mario Tozzi, il mio amico Mario Tozzi, può sapere queste cose. Ovviamente ci sarà caldo, ma c'è sempre stato il caldo. Il problema dell'inquietudine della gente, siete un po' anche voi delle televisioni, no? Perché agita uno che fa caldo, a parte qualche anziano che ha dei problemi, non se ne accorgerebbe neanche, ma accende i telegiornali, il grande caldo, 40 gradi, non si saprà come fare, c'è allerta nazionale. C'è sempre stato il caldo, il freddo, l'ordine, il disordine, la pioggia. Sono state anche nel 1700 alluvioni devastanti, cioè creano inquietudine alla gente affinché pensi al caldo e non pensi ai problemi più seri che attanagliano la società intera italiana. Quindi ci sarà il caldo, poi passerà, verrà l'autunno. Che problemi ci sono? Godetevi la vita, le vacanze. Ma sì. Se partiamo in vacanza con l'incubo del caldo, arrostitevi pure allora. Cioè lei non lo sente questo caldo, insomma? Non le dà no, né caldo né freddo, sono a encefalogramma lei piatto. Lei come i serpenti. Che non solo sente, lei. Che non sentono né caldo né solo freddo. Lei potrebbe. Potrebbe? Stasera. Solo lei potrebbe farmi sentire calore. Vabbè che è l'ultima puntata però. Però ci andrebbe a fare le vacanze in un'isola della Finlandia, ma lei sicuramente sì, dove quest'estate sarà proibito ai turisti, eccola qui, accendere i cellulari, perché dicono che così uno si potrà rilassare e disintossicarsi da quella che ormai a tutti gli effetti è quasi una tossicodipendenza. È d'accordo con questa tesi? E lì senza cellulare ci andrebbe? Ma... No, io guardi, lo uso poco, però non capisco questo doversi imprigionare in un'isola dove ti costringono a non usare il cellulare, ti costringono a tenerlo spento. Una persona che ha un po' di cervello, ma neanche esagerato, deve gestire lui i propri mezzi tecnici, certo. I propri attrezzi tecnici. Cioè io decido oggi, faccio a meno del telefono, domani pure, dopodomani, e non mi crea nessun problema, cioè essere obbligati a ritirarsi in un'isola e avere un'ingiunzione, un'imposizione
di tenere il telefono spento mi sembra una forzatura di eroinomani di cellulare. È una bella cosa, ma non servirebbe andare a isolarsi su uno scoglio per praticare queste, certo, queste, se uno questi vuole, esercizi. Lo pratica le a faccio casa. Un esempio. Le faccio un esempio. C'è un mio amico su a Corvara in Valbadia, sì, Michil Costa, che lui un giorno a settimana si impone il silenzio. È un albergatore, è una persona molto in gamba. Lui un giorno a settimana non apre bocca con nessuno, creando ovviamente l'imbarazzo di clienti, clienti facoltosi, clienti meno facoltosi. Tu vai lì, dici buongiorno Michil, silenzio assoluto. È un'autodisciplina. C'è un bel libro che insegna queste cose di Pessoa, L'educazione dello stoico. Non serve che mi mettano in galera per farmi capire delle cose, ma noi siamo la gente che ha bisogno di imposizione. Eh sì, perché sennò da soli non ce la facciamo. Chi pensava di mettere il casco? Vabbè, dipende, io ho smesso di fumare senza nessuna imposizione. Hanno dovuto fare una legge? Sì, ma anche il casco. Anche gli sciocchi capiscono che se cadi in bicicletta o anche in monopattino ti spacchi la testa. No, certo, c'è voluto un'imposizione, una legge, che sono imposizioni, per farci mettere il casco. Ma io sono sterrefatto da questa leggerezza. Sigaretta in pubblico, anche. Io dormivo con mio nonno e mio padre, ha fumato tutta la notte. Ma bambino, perché fumavano di notte. Fa malissimo, peggio sì, ancora che fumare di giorno, perché così respiri tutta la notte adesso, quello che hai fumato. Adesso ho sentito di questa nuova legge, che va benissimo, che anche i monopattini devono usare il casco. Ma è la palis fa ridere, è chiaro che devi usare il casco. Ma anche lei a piedi, mai usato il monopattino? Sotto le pareti. Dico, lei l'è mai capitato? Ma se non sto in piedi, ma no, ma sì, vorrebbe vedermi col monopattino, a sculettare col monopattino. No, a sculettare, no, mica si sculetta. Non è che se uno va sul monopattino sculetta, ci può andare anche a sedere dritto, non è che deve sculettare a destra e manca. No, io ammiravo semmai i monopattini, quelli che dovevi spingere, con una gamba dovevi certo, spingere, bravo. Era un quelli po' di allenamento, di esercizio. Bambini. Quelli di quando noi eravamo bambini. Sì, allora un po' di movimento certo, sarebbe utile, adesso li vedo, ma insomma non voglio lasciamo fare il bastian perdere contrario. Io ho regalato la mia bicicletta muscolare, non con la batteria, l'ho regalata a mio fratello Richetto, perché ho scoperto che era ribaltabile. Cioè, uscivo dall'osteria a una certa ora, montavo sulla bicicletta come quei film e cadevo di là. Saltavo su dall'altra parte e mi rovesciavo di là. Allora ho capito che due ruote non fanno più per me. Ecco, vabbè. Perché è uscito dall'osteria? Lei da dove esce? No, le due ruote non mi sono più confacenti. E allora come va in giro? La macchina non la può usare perché le hanno ritirato la patente, le due ruote non vanno bene, quindi solo a piedi. Allora, sì, qui viviamo in un mondo ancora naturale, oserei dire arcaico per certi versi di naturalità, quindi io mi muovo a piedi quando ci sono brevi distanze, altrimenti c'è Ferruccio che mi porta, Ferruccio Clerino, oppure mio fratello, oppure... Le ripeto che lei, che mi ha reso VIP, anzi VIPino, ha fatto in modo che possa trovare autisti che mi portano volentieri qua e là. Ma io come mai non trovo nessuno che mi porta? Cioè, non capisco, scusi. A lei la portano tutti, a me non mi portano. Questa, guardi che le è cresciuto il naso che mi ha fatto male. Io non trovo nessuno che mi accompagna. Come mai? Ma a lei sì, a me no? Questa sì, la credo. Eh? Non racconti bugie, no, che siamo di fronte bugie all'Italia. E le dico che a Roma, ma siccome dai, ormai se aspetti Mauro, siccome a Roma non è più possibile, tra un po' faremo vedere anche un servizio, è diventato praticamente impossibile trovare un taxi anche alle 9 del mattino di mercoledì, giovedì, cioè in giorni che non dovrebbero essere sovraffollati. Spessissimo io provo a chiamarli, poi rinuncio e vado a piedi. Ma chi non può andare a piedi, che deve fare? Cioè chi è anziano, chi sta male, chi deve andare dal medico, chi ha...
Come si deve arrangiare, visto che Roma ormai è diventato un'impresa, a trovare un taxi? Speriamo che qualcuno risolva questo problema, perché sta davvero assumendo, come dire, insomma, risvolti proprio molto molto fastidiosi, sia per gli abitanti della capitale che per i turisti e per le persone che comunque lo devono prendere, perché gli serve per andare a fare una visita, perché non si sentono bene, perché non possono camminare, perché sono anziani. Non è possibile che dalle 9 del mattino alle 9 di sera non si trovi più un tassista. Allora, lì avete un sindaco, ne avete avuti altri, anche il mio amico Alemanno, che non aveva il senso di smilla per la neve, che tra l'altro è un bellissimo romanzo. Adesso Alemanno era amico suo? C'è un sindaco, c'è una politica, io l'ho portato a scalare come guida alpina. Non lo sapevo. Però io guardo l'uomo, quando sono sulla parete verticale, siamo due uomini legati da una corda, il resto non mi interessa. E quindi c'è un sindaco, c'è una politica. Allora, invece che creare, regalate licenze ai tassisti. Ce n'è pochi? Tu sai guidare la macchina? Ti do la licenza di tassista, non te la faccio neanche pagare. Vai e comportati bene, sì, tu pure. Bisogna creare... gli altri tassisti che l'hanno pagata che non vogliono che vengano date altre licenze. Allora devi darmi il servizio. Certo. Tu che non vuoi che io entri nel tuo lavoro, mi devi portare tu. Ma se tu sei già impegnato, il sindaco, come si chiama lì, Gualtieri. Deve... mettiamo 2.000 tassisti in più, e chi apre bocca, il terzo avvertimento, se la toglie lui la licenza. Ci sarà pure una disciplina a servizio del popolo che non è bue. Certo, infatti, e bisognerebbe che qualcuno si assumesse la responsabilità di intervenire rispetto a una situazione che è davvero fuori controllo. Tra poco ve la facciamo vedere. Certo. Senta, invece, ha seguito quella vicenda davvero terribile di quel ragazzino Manuel che è morto a Casal Palocco, investito da quel gruppo di ragazzi che facevano quelle corse di youtuber per ottenere più like sul web. Ebbene, c'è un'altra persona che si chiama Andrea, un signore di Treviso, che ha perso sua figlia, che si chiamava Manuela, in un incidente stradale molto simile a quello di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Ed è arrivato sul luogo dell'incidente, ecco, vede, sta vedendo le immagini, dorme lì dentro la sua automobile, lo farà, ha detto, finché il governo non si deciderà ad inasprire le pene per chi guida usando il cellulare, cosa che peraltro è successo oggi, perché oggi appunto sono state rese più dure queste pene. Le sembra una... insomma, che faccia bene a comportarsi in questo modo, avendo perso una figlia di 5 anni perché qualcuno telefonava e contemporaneamente guidava? Ma mi sembra una protesta civile molto pacata, molto nobile. Il problema è, darà i suoi frutti? Io spero di sì, perché non è possibile ammazzare la gente e cavarsela con poco e niente. Quando tu sbagli in quel modo lì, Dio, può capitare, ma alla guida si guida. Certo. E la maggior parte, io mi pare il 20% degli incidenti, anche gravi, succedono proprio per telefonino in mano, perché quando uno riceve un messaggio lo deve leggere, quindi si disattende e non è attento. E quindi io uso pene severissime, che finora non ci sono state, ma severissime. Che invece ci dovrebbero essere. In Italia, ma si paga sempre poco, anche per reati gravissimi. Sono un po' di buona condotta, un po' di questo. Escono fuori anche i delinquenti assassini. Ed esci presto. E invece ha sentito delle polemiche che sono state scatenate da quelle dichiarazioni della Ministra per la Famiglia Roccella, che ha detto che dopo che sarà stata approvata anche nel nostro Paese
La legge che rende la maternità surrogata, procreazione per altri, dico io perché non mi piace proprio questo termine, un reato universale, a quel punto sarà necessario fare una sanatoria, utilizzato proprio questo termine, nei confronti dei bambini che sono già nati e che sono riconosciuti come figli di coppie omogenitoriali e i quali queste coppie sono molto offese perché hanno detto ma perché i nostri figli sono come una villetta abusiva? Che dobbiamo procedere con la sanatoria edilizia. Avevano ragione, secondo lei? Ha usato un termine proprio sbagliato la ministra Roccella? Non è la prima volta che dice fesserie la ministra. E questa mi preoccupa anche perché hanno in mano il potere adesso. E sono figli di retaggi antichi. Ma a parte che sanatoria è quello che penso anch'io, lo volevo dire anche prima, se l'hanno detto le mamme, cioè la sanatoria, tu hai sbagliato, hai fatto una villa, sei abusivo di vivere e quindi ti farò una sanatoria. La parola sanatoria adombra più avanti la badilata in faccia di una legge oscena. Certo. Quando, e poi io mi chiedo, ma questa politica, qualsiasi politica, dall'America alla Russia, ma che diritto ha una persona che va al cesso anche lei ogni tanto, fa i suoi bisogni, di decidere la mia felicità. Cioè io decido che tu non puoi avere questo, non puoi avere questi figli. Cioè tu sei titolare e decidi della mia felicità. Ma dovrebbero vergognarsi, questi problemi manco dovrebbero apparire. Io ho diritto a un po' di serenità, felicità e tranquillità. E la trovo, io la trovo in un litro di vino, altri la trovano in avere questi bambini, due uomini che si mettono assieme, due donne che si mettono assieme. Chi sono io per interrompere questa felicità che l'unione che hanno messo? Questi qui sono abusi, abusi di potere, abusi di potere. Una società civile che abbia qualcosa sotto i pantaloni dovrebbe ribellarsi tutti i santi giorni nelle piazze. Chi sono queste persone che decidono della mia felicità o se interrompermela? Ecco, questi ma sono allora, che cosa ne pensa? Non so come definirli. Allora Mauro, che cosa ne pensa di quello che è successo a 33 famiglie di Padova che hanno visto annullare dalla procura da un giorno all'altro la trascrizione degli atti di nascita dei propri figli che erano stati fatti sei anni fa. Ma che senso ha? Cioè questi sono bambini che hanno due genitori dello stesso sesso, ma che comunque ormai sono divisi tutti gli oneri, per cui li vanno a prendere a scuola, li portano al pediatra, li portano a fare sport, insomma tutto quello che lei sa. Da questo momento in poi non potranno più farlo perché la legge, secondo la procura, riconosce la legittimità di un solo genitore estromettendo da un giorno all'altro il secondo. Ma le sembra possibile? Ma perché si fanno questi provvedimenti? Alla base, alla base di queste infamie ci sta l'uomo, e l'ho detto più volte in questa trasmissione, e pochi riflettono su questo pensiero che non è filosofico, è drammaticamente reale, non filosofico. Cioè io sono un magistrato, io ho un potere tremendo e ammiro molto Piero Sansonetti che ha coraggio di dire ai magistrati che non sempre sono a posto. Allora io sono magistrato, però provengo per esempio da una famiglia cattolicissima, da una famiglia di destra, da una famiglia fascista, da una famiglia comunista. L'uomo che decide il destino degli altri uomini, l'ho detto mille volte, deve abdicare a se stesso. Lui con la sua educazione, i suoi modi di pensare, non devono più esistere. Lui deve applicare la tecnologia del far star bene gli altri. Ma se io sono di indole cattolica, tra l'altro la Roccella era anche femminista qualche secolo fa, radicale, allora io anche, non riesco radicale. A liberarmi, io non riesco a liberarmi in qualità di magistrato di quello che sono, io devo fare. E allora questo magistrato si sveglia dopo sei anni e offende e umilia e crea dolore
vanno perseguiti non solo la gente che crea danni fisici, ma coloro che creano dolore, vanno processati. Perché è un reato gravissimo. Tu mi togli la dolcezza di una felicità che già è poca. Devono vergognarsi e la gente deve intervenire. Non possono decidere vita, morte e miracoli solo perché hanno un'investitura. Ecco, invece c'è una bella storia di cui le voglio dire, che arriva da Mazara del Vallo, perché si è sposata, l'avevamo letta anni fa sui giornali, si è sposata una delle due bambine che fu scambiata in culla all'ospedale del paese la notte in cui nacque, il 31 dicembre del 1997. Caterina e Melissa erano nate a 4 minuti di distanza e vennero scambiate alla nascita. Per 3 anni hanno vissuto l'una nella famiglia dell'altra, prima che poi si scoprisse questo errore. E poi le famiglie sono ritornate ognuna ad avere la propria figlia, diciamo quella legittima, però hanno continuato a crescerle insieme, proprio perché non è che conta solo il sangue, naturalmente, conta tantissimo l'affetto che si instaura tra una mamma e una figlia. E adesso queste due ragazze, una si è sposata e facciamo vedere la foto, sempre abbracciate l'una all'altra, eccole qua, che sono diventate come due sorelle, con due papà e due mamme che l'hanno portata all'altare. Beh, questa è una storia molto bella, vero? Meglio trovarsi con due madri e due padri. È molto così, se sono un po' pesanti, uno se li divide. È molto bella. È molto bella perché non hanno le famiglie adoperato questo è mio, quello è tuo, ridammelo, questa io ti ridò la figlia. Non hanno voluto tra l'altro rompere un equilibrio delicatissimo quando hai 3-4 anni. Certo. E quindi hanno fatto una scelta di estrema intelligenza, coadiuvata soprattutto da cuore, dolcezza, anima, amore, serenità, tutto quello che volete. Questi sono gli esempi. Hanno condiviso, non hanno fatto la guerra dei poveri, la mia è mia, certo, la tua è tua, te la ridò e chiuso l'argomento. Hanno fatto una cosa grande, ma mi sa che sono stato scambiato anch'io da piccolo, perché i miei fratelli erano meglio di me. Vabbè, che vuol dire? Perché i miei fratelli sono molto meglio di me. Ah, si vuole consolare così, pensando che è stato scambiato, eh? Mi sa che mi ha scambiato, sì, mi sa che mi ha scambiato. Comunque anche se è avvenuto ormai è irrimediabile la cosa, non si può tornare indietro. Sì, ormai mio fratello mi tiene lo stesso, uno è morto. L'altro la tiene, i genitori non ci sono più, ma mi sa che forse andava meglio se la scambiavano, Cioè a chi è stato scambiato al posto suo gli è andata meglio, no? Allora le faccio un'ultima domanda. Mi è andata bene la famiglia? Infatti. Che prima mi hanno scambiato, mi è andata bene. Un ospite che secondo me le starà simpaticissima, perché c'è la storia di Luciano, che è l'ultimo mulattiere delle Alpi, che sta trasferendo i segreti del suo mestiere a una decina di quarantenni che vogliono comunque cambiare radicalmente la loro vita e stanno andando a scuola da lui. Ci dice Mauro, se lei la conosce, ma la conoscerà sicuramente, qual è la vita di un mulattiere? Beh, io li ho conosciuti e li conosco personalmente perché in certe zone, in certi boschi della Toscana, dove il boscaiolo ormai lavora con la PlayStation, con la Plastic, lì come si chiama, ma in certe zone della Toscana ci sono ancora i mulai, laggiù li chiamano i mulai, e perché dove arriva non arriva il trattore, non arrivano motoslitte, le teleferiche sono impresa ardua a montarle, poi si devono spostare subito e quindi ci sono ancora i mulai e hanno una loro hanno anche 8, 10, 12 muli e sono rimasto stupefatto dalla tecnica di carico, perché non possono sbilanciare la schiena del povero animale, allora sono in due, un legno di qua e un legno di là, poi hanno un sistema, poi partono, il mulo capo condotto, gli altri seguono e poi quando arrivano hanno un sistema che non ho mai capito, fanno così in una cordicella e entrambe le parti del carico destra e sinistra vanno patapum per terra e il mulo è scarico,
una cosa meravigliosa. Il mulo sa, poi gira, non li caricano mai eccessivi, perché se l'animale va rispettato, va amato, quindi potrebbero fare un carico, invece ne fanno due, un viaggio in più, ma voler bene all'animale. I mulai sono l'ultimi esponenti di una vita boschiva ormai al tramonto. Tutto il mio affetto.